Il Convivium Voluptatis torna a volta mantovana con le sue atmosfere di grande suggestione che riportano indietro nei secoli, ai fasti e allo splendore del Rinascimento, tra teatro, corti, signori, soldati, intellettuali e cortigiani. L'appuntamento è per sabato e domenica prossimi, 22 e 23 giugno, con un'edizione del Convivium che sarà dedicata a viaggi ed esploratori, i luoghi e le creature straordinarie del lontano Oriente raccontati da Marco Polo, di cui quest'anno si celebra il 700° anniversario della scomparsa e le geste eroiche di Ulisse. Due uomini che nel Rinascimento hanno ispirato la curiosità per la scoperta, il desiderio di spingersi oltre i limiti e la fame insaziabile di conoscenza. L'evento è organizzato come sempre dal Comune e dalla Proloco di Volta Mantovana. Il tema di quest'anno è quello dei viaggi e delle scoperte, e quindi far rivivere un po' anche la grande suggestione che l'Oriente e i viaggi di Marco Polo suscitarono nelle corti europee e anche in quella dei Gonzaga. Ci sarà il sabato sera il banchetto rinascimentale, come sempre illuminato a fuoco con trampolieri, giocolieri e tantissime altre occasioni di spettacolo, e poi la chiusura con invece lo spettacolo pirotecnico che farà vivere anche con le luci la bellezza dei giardini anche in orario notturno. E la domenica poi si terrà invece uno spettacolo teatrale dedicato in questo caso all'Odissea e quindi alle vicende epiche di Ulisse all'interno del Mediterraneo. Anche questo al tempo suscitò grande attenzione e interesse anche per la riscoperta del testo originale in greco che avvenne proprio in quel periodo.